È una domenica di inizio febbraio e festeggio il ritorno alla zona gialla in piena epoca Covid, nel modo che mi fa sentire più appagato e libero, ovvero la gita domenicale da Merula quando tiene aperto la prima domenica del mese. Se troverò qualcosa, questo video sarà l'intro su YouTube di qualche altra puntata, altrimenti verrà eliminato per sempre. Guarda, un Hofner solo soletto, tenuto benissimo e fiuto profumo di affare. Che giornatona che fu quella da Merula, probabilmente la migliore di sempre in anni. Me ne sono tornato via con due affaroni, uno l'avete visto nella puntata precedente, ovvero il Line 6 Flexstone 3. E l'altro è questo, per l'appunto, uno dei bassi più iconici della storia. Talmente iconico da essere indissolubilmente legato a un solo bassista, Sir Paul McCartney. Bentornati nella Guitar Collection, parliamo oggi quindi del Beatle Bass, con un po' di storia e, in verità, un po' di sonorità anche oltre il tipico sound dei Beatles. Un basso che ho avuto il grande piacere di suonare dopo tanti anni e che copre un ruolo speciale nella mia storia di bassista, in quanto il mio secondo basso, quando avevo 18 anni fino ai 21 circa, fu un Epiphone Viola, quindi una copia Epiphone di questo modello, che mi accompagnò nei primi concerti in due gruppi, inclusi i primissimi periodi del progetto attuale, Selfish Scales, e che disgraziatamente scambiai per una pedaliera multieffetto. Una di quelle grandi cazzate che fai e di cui ti penti non molto dopo, a cui ho posto fine con questa occasione nell'usato, che in realtà mi ha regalato la mia fidanzata, che ringrazio nuovamente di cuore. Oggi vediamo quindi un Hofner, il marchio che per eccellenza rappresenta i violin bass, i bassi a forma di violino, azienda tedesca e dalle lontane radici. E se in realtà vi dicessi che la Hofner, fondata da Karl Hofner nel 1887, nacque in Repubblica Ceca? Beh, affermazione un po' ambigua, ma quello era il luogo specifico, in quanto nel 1887 non si parla ancora di Germania, ma di Impero Austro-Ungarico. E Hofner viene fondata a quella che ai tempi si chiamava Schönbach e ora si chiama Lubi, una cittadina che oggi, geograficamente parlando, è posta in Repubblica Ceca. E a partire da qua, che da fine 800 e fino a prima della seconda guerra mondiale, Hofner cresce come azienda. Questo fino all'arrivo, ahimè, della seconda guerra mondiale, periodo in cui la produzione di strumenti musicali subirà una forte battuta d'arresto, convertita nel giro di poco tempo dal Terzo Reich alla produzione di cassette di legno e suole per gli stivali. A questo si aggiunge, alla fine della guerra, l'esilio. Sì, perché a fine del conflitto, nella suddivisione dei territori, la minoranza tedesca verrà espulsa da quella regione, i Sudeti, forzando Hofner a trasferirsi in Baviera, dove si stabilizzerà rimettendosi in piedi. Gli anni 50 erano gli anni in cui iniziavano i primi esperimenti di elettrificazione di chitarre e bassi. Anche Hofner sposa la causa nel 1955 con un primo prototipo. Sono anni in cui Hofner era sicuramente molto affermata in Germania, ma senza vantare ancora esportazione. Eppure l'episodio più importante dell'azienda, uno dei più fortunati e iconici incontri della storia del rock, avviene sempre in Germania, nella fattispecie ad Amburgo. È qui che un giovane e ancora squattrinato Paul McCartney, trasferitosi da poco ad Amburgo per suonare con il suo gruppo nelle sale da ballo della zona, passa davanti a un negozio di strumenti musicali posto al centro città, in cui in vetrina, in bella vista, c'è questo basso a forma di violino, il modello 501, che cattura la sua attenzione, fino a comprarlo, sposando due criteri che aveva in mente Paul McCartney: un basso simmetrico e soprattutto a buon prezzo.
Sì, simmetrico perché ricordiamo Paul McCartney è mancino. Ed eccolo quindi forte del suo Hofner, preso per l'equivalente di 30 sterline di allora, anziché le 100 a cui solitamente viaggiavano di listino i Fender più blasonati. Il resto possiamo dire è storia, una presenza quella dell'Hofner che nei Beatles sarà costante fino al 1965, periodo in cui poi Paul McCartney passerà a Rickenbacker, ma presenziando anche in quello che è probabilmente il concerto più importante di tutta la loro carriera, ovvero l'ultimo concerto nei tetti degli studi di Abbey Road a Londra a fine della loro carriera. Lo rivedremo tuttavia in molte altre occasioni nell'attività solista di Paul McCartney, fino ai giorni nostri. Questo modello ha polarizzato l'attenzione sul marchio, spesso mettendo in penombra tutto il resto del catalogo Hofner. Un catalogo in realtà che ai tempi era abbastanza esteso, sia nelle chitarre che nei bassi, e per cui è doveroso ricordare qualche modello di quegli anni. Basso è stato così indissolubilmente legato a Paul McCartney e i Beatles che sarebbe persino fuorviante menzionare altri bassisti illustri. E anche quando ha fatto presenza di sé in altre band e altri progetti, si è spesso trattato di apparizioni più sparse, più occasionali. Ma parlando del suono, dopo averlo provato dopo un po' di anni con un più fortunato abbinamento a corde lisce, mi sono accorto di come è dannatamente azzeccato per il soul, l'R&B e il cosiddetto Motown sound. Ti sei mai imbattuto in uno di questi ipnotici video? Beh, visualizzano le bass line tra le più belle degli anni 60 e uno dei più grandi bassisti della black music, forse il più grande di tutti, James Jamerson, facente parte del gruppo della Motown che si occupava di registrare i più grandi artisti dell'etichetta con delle bass line dal gusto immenso. Un bassista rimasto per tanti anni in penombra e rivalutato anche grazie a internet, riconoscendone il ruolo nell'aver reso così grande il tipico Motown sound. Ecco, l'Hofner, come potremmo sentire, si presta dannatamente bene a questo tipo di sonorità. Sì, perché è vero, James Jamerson non usava un Hofner, usava un Precision. Ma è impressionante quanto per una serie di coincidenze e combinazioni si sposi a quel tipo di suono, che in larga parte James Jamerson otteneva mettendo una spugna tra le corde e il body e prediligendo delle corde molto vissute, usurate. Ebbene, con le corde lisce e i pick-up di questo strumento, se vogliamo mettendoci di mezzo anche la spugna, è impressionante come ci riusciamo ad avvicinare a quel sound senza fare alcuna fatica. Il modello che vediamo oggi è della serie Ignition, una serie più economica di Hofner, una sorta di Squier interna alla Hofner, che però devo ammettere mi ha piacevolmente colpito per la qualità costruttiva e delle finiture. Una scelta che Hofner avrebbe persino potuto fare prima, dopo aver subito negli anni tantissime imitazioni esterne. Impossibile non provarlo con qualche brano dei Beatles e in realtà anche un sample in aggiunta di estrazione più soul per rendere l'idea di quanto questo basso possa sorprendere anche in altre applicazioni. We'll be right back.
Ci troviamo davanti a un basso non certamente dei più versatili, un basso che va preso con cognizione di causa, in cui alcuni approcci sono ad esempio impensabili. Lo slap qui avrebbe ben poco senso, ad esempio, ma saputo rapportare ad altri sound non necessariamente vintage. È un basso che sa sorprendere, dannatamente comodo nella scala corta, come molti altri suoi modelli a 30 pollici, per il quale possono essere interessanti applicazioni pop, soul, R&B, reggae, e grande comodità sul palco, essendo anche leggerissimo, peserà penso meno di 3 kg. Grazie per la tua visualizzazione. Se ti è piaciuto il video, ricordati di iscriverti al canale. Colgo l'occasione inoltre per ringraziare tutti i supporter del canale attraverso la mia pagina su Buy Me a Coffee. Grazie, grazie di cuore, siete carinissimi e contribuirete in questa maniera a far crescere il canale con nuovi contenuti e togliendovi l'ospizio di suggerirmi nuove puntate, verranno prese in considerazione. Trovi il link al mio Buy Me a Coffee nella descrizione.